Allora, oggi l'assestamento di bilancio cosa non va? Beh, non va il fatto che sono venuti meno tanti milioni di euro per le scelte di ordine nazionale, o meglio del patto di stabilità, che determina a caduta, diciamo così, la mancata contribuzione di somme che le regioni ritenevano importanti, ritenevano sicure di derivazione statale, che nel corso appunto di questi mesi sono state decurtate di circa il 30%. Non va poi il fatto che alcune scelte siano obbligate e non per quell'indirizzo che la regione ha fra i suoi obiettivi. E non va soprattutto le previsioni future, perché se ogni 5-6 mesi ci sono questi tagli, è chiaro che nessuna regione sarà in grado, neanche quelle virtuose o chiamate virtuose, in grado di reggere l'impatto di flussi economici sempre più corti, direi sempre minori e sempre con più rapidità tagliati. I decentramenti dallo Stato diminuiscono, dove poter reperire le risorse? Ma come dicevo prima, attraverso l'Unione Europea e quindi attraverso quelle scelte che sono state fatte, si possono ancora fare con i progetti del Centennio Marche in relazione al 2013-2020, attraverso spingere diciamo ancora di più la realizzazione della regione, della macroregione adriatica ionica, e poi sembra in qualche modo un'utopia, ma la confederazione delle regioni fra, in questo caso come io in qualche modo propendo, Marche, Abruzzo e Molise, può mettere insieme una serie di razionalizzazioni dei servizi e quindi un virtuosismo di spese che ci potrebbe consentire in qualche modo di avere quello spazio vitale che è dal 10 al 20% del bilancio complessivo dei 5 miliardi di euro della Regione Marche in grado di intervenire nei buchi che viene lasciato appunto dai tagli che sempre di più arrivano pesantemente su tutti gli enti locali.